Siete nello spazio di Psiche dintorni, abbiamo affrontato il tema della resilienza prendendo ad esempio un grande statista, cioè Nelson Mandela, e di come il carcere è riuscito a superare le difficoltà facendo sport. Oggi prendiamo esempio da un'altra grande figura che anche lui è dovuto per un periodo della sua vita essere resiliente. Praticamente parleremo di Pepe Mujica. Pepe Mujica era un dissidente, diciamo così, uruguaiano che nel 73, durante il colpo di Stato, lui cercò insieme ad altre persone di andare contro il colpo di Stato, contro il potere. Fu arrestato insieme ad altre due persone e fu messo in isolamento, nel quale c'è stato per 10 anni. Un isolamento, tra l'altro, che era per un po' di tempo è stato in fondo ad un pozzo. Per altri anni sono stati messi all'interno di anfratti dentro delle rocce che non stavano neanche in piedi queste persone, quindi vi potete immaginare quale situazione possa essere a livello psicologico e fisico. E durante questo periodo praticamente lui non poteva parlare con nessuno, doveva stare sempre in silenzio. Ora Cristiana ci leggerà un pezzo tratto da un'intervista fatta in onore di questo periodo del coronavirus e un suo messaggio di incoraggiamento. Dice: la peggiore solitudine è quella che abbiamo dentro. È tempo di meditare. Parla con te stesso e cerca di immaginare una finestra sul cielo. A ognuno di voi che vi sentite tristi e sconfortati da questi momenti, dico: finché avrete una ragione per vivere e combattere, non avrete tempo per la tristezza. È un bel messaggio, è un bel invito, effettivamente, no? Un po' come quando uno si lamenta e gli viene detto: pensa a chi è in ospedale. Sì, che poi cioè lui lo può dire con cognizione di causa, no? Perché la solitudine l'ha provata realmente, no? E com'è che lui è riuscito ad arrivare poi ad uscire da questo isolamento per poi diventare tra l'altro presidente dell'Uruguay e ha avuto una vita insomma bella intensa. E lui diceva che nei momenti anche di solitudine ragionava, parlava con i propri ricordi, faceva finta di parlare con la propria moglie. Se nel momento in cui lo facevano pochissimo uscire, si ricordava le immagini che vedeva, iniziava a pensare, no? A ragionarci sopra. Cioè, arrivava addirittura per un periodo a parlare con le proprie allucinazioni. Cioè, uno dice: caspita, doveva impazzire. Invece no, questo è un modo per cui lui è rimasto agganciato alla realtà, no? E poi quello che ci insegna, lui dice, no? Se non avessi avuto questa esperienza non sarei quello che sono ora. Cioè, che poi è una persona molto semplice, è una persona molto solidale, no? Quindi secondo me un insegnamento da questo tipo di esperienza è quello che lui non si immaginava chissà cosa nel futuro, lui cercava di vivere il momento presente nel miglior modo possibile. Noi per fortuna non siamo all'interno di un pozzo, siamo in una casa, non abbiamo forse grandi prospettive, però possiamo riuscire a coltivare delle passioni per cercare di restare vivi nel momento presente. Ecco, ma questo dover stare in casa, che è una cosa che nessuno di noi si poteva immaginare, ci farà essere poi più buoni, no? Perché parliamo, diciamo, bisogna riflettere su quella che è stata la nostra vita, su come affrontarla in un futuro, ma non è che ci siamo anche un po' incattiviti, invece? Può darsi, ad esempio, leggevo un articolo su Repubblica di Michele Serra nel quale si domandava come saremo, no? E lui, come risposta, dice: saremo come siamo, cioè coloro che sono solidali e gentili con gli altri forse diventeranno ancora di più. Chi era arrabbiato nel mondo forse si accentuerà. Cioè, un po' questa situazione amplifica il nostro stato d'animo. L'unica speranza è che possiamo anche un po' smussarci, no? Perché se io sono una persona perennemente arrabbiata, cioè l'essere arrabbiata e logorata in casa dalla mattina quando mi alzo a quando vado a letto, a che cosa mi può servire? A niente. Nel momento in cui uscirò di casa e tornerò alla mia vita, sarò solamente spossata e senza energie.
E quindi il consiglio che ci dai è di cercare di smussare gli angoli, insomma, di prendersela un po' meno su determinate questioni. Lo stesso appunto Pepe diceva che se non avesse vissuto quell'esperienza sarebbe stato più futile, più frivolo e più superficiale, come appunto ci stavi dicendo. Quindi cerchiamo di prendere il meglio da questo. Sicuro, anche perché noi non abbiamo un potere, non è dipeso da noi questa situazione, possiamo solo fare il meglio di quello che ci viene permesso, dopodiché non abbiamo assolutamente un potere. Che poi ora, esempio, questa è un'esperienza che tocca a tutti, lo stare in casa per tanto tempo fermi, no? Ma pensiamo anche alle persone, ovviamente, no? Che hanno delle malattie per cui devono fare delle cure e stanno molto tempo in casa, è uguale. Cioè, il motivo è diverso, però poi il punto finale per cui la persona deve trovare una forza dentro di sé per superare questo grande ostacolo è la solita. La cosa diversa è che questo ci accomuna tante persone, quindi forse tutti insieme, se tutti facciamo la nostra parte, forse possiamo venirne fuori più rafforzati. E rimanendo in casa, perché altrimenti poi ci sono quelli che si arrabbiano moltissimo perché c'è chi, insomma, non rispetta proprio le regole, dice: ma come, io faccio tutti i sacrifici e poi insomma, fai quello che vuoi. Purtroppo questo, c'è anche questo, sì, però diciamo ognuno pensi a se stesso, no? Ma in senso positivo, nel senso, se io faccio il mio e lo faccio bene, già lo faccio anche per gli altri, no? E se dentro casa riusciamo a trovare un modo per vivere, no? Come faceva Pepe Mujica, io ho sopravvissuto perché ho avuto la forza di sopravvivere a questa situazione, no? Di trovare qualcosa a cui aggrapparsi, no? E aggrapparsi alla speranza, alle passioni, alla possibilità anche di cambiare i nostri progetti futuri. Ecco, credo sia l'unico modo possiamo avere per non cadere poi in depressione. Bene, ragazzi, teniamo duro, grazie, alla prossima, ciao. Ciao.